Com'è andato oggi il primo giorno di scuola? Dai, è andata bene, oggi inizio il quinto oggi. Bocca al lupo. Grazie, viva il lupo. E dai, è stato tranquillo come primo giorno. Anche il tempo ci ha aiutato oggi, perché non c'è proprio questo sole da avere nostalgia dell'estate. Ma sì, dai, è iniziato l'anno, speriamo vada bene. Non vedo l'ora di finire anche l'ultimo anno, visto che siamo in quinta. Com'è andato oggi il primo giorno di scuola? Bene. Me l'aspettavo peggio, dai, per fortuna solo 4 ore. Sei pronto per affrontare l'esame di stato di maturità? Oddio, speravo arrivassi più lontano possibile in questo momento, però è così, quindi dobbiamo accettarlo. Quali sono le tue aspettative? Oggi hanno detto che sarebbe stato facile, il nostro prof di storia e filosofia, quindi infido di lui. Cosa avete fatto di bello? Niente, abbiamo parlato un po' dell'estate, dei lavori che abbiamo fatto, abbiamo un po' ricominciato a guardare già per la maturità, un po' d'ansia, però niente, dai. Insomma, abbiamo già parlato, la maturità non eravamo molto pronti, insomma, questo un inizio veloce, diciamo, non ce lo aspettavamo. La vostra estate com'è stata? Bellissima, cioè proprio... Molto bella. Non vedo zaini, quindi non posso... No, perché volevamo iniziare appunto con calma e quindi abbiamo portato la borsa, perché così i prof già vedevano che non aveva lo zaino, quindi non è tutta... Oggi è indimenticabile, veramente. No, dai, però, cioè, ci pensi, è una cosa a cui pensi. L'esame di stato, ovviamente, no, per la maturità. No, quello non ci si pensa. Più tardi possibile si pensa a quello. Benissimo. Si vive al momento. Oggi molto bene, molto tranquillo, chiacchiere varie. C'è già tensione per l'esame di maturità? Sì, il primo argomento di tutto l'anno. Cioè, proprio solo quello. Oggi però la giornata ci ha accompagnato, non è proprio questa giornata di sole, quindi... No, no, meglio, se no faceva troppo caldo a scuola, troppo caldo. Si aveva ancora nostalgia del costume. Eh sì, e ancora gli occhi di... Cos'hai fatto di bello quest'estate? Qualche viaggio? Sì, a Firenze 2 giorni e poi ho lavorato. Felice di essere tornato tra i banchi di scuola e rivedere i tuoi compagni? Certo, sempre. Come il primo giorno di prima superiore. Cosa ti aspetti da quest'anno? Tante belle cose, un futuro sicuramente certo dopo diciamo, la fine di questo anno. Bene, quest'anno piuttosto ho dei nuovi propositi, soprattutto di viverlo serenamente, con il giusto livello di impegno, costanza nello studio e grande serenità e buoni propositi per il futuro. Quali sono stati gli argomenti di questa giornata? Abbiamo fatto italiano, abbiamo iniziato Leopardi e abbiamo fatto matematica. Cioè abbiamo visto un quesito delle prove d'esame dell'anno scorso e abbiamo iniziato a fare quelli, chiaramente gli argomenti di terza e quarta, perché quelli di quinta non sappiamo ancora farli. Quindi si è già parlato dell'esame di maturità? Sì, soprattutto il professore di matematica subito ci ha fatto vedere qual è tutto lo schema delle prove e i requisiti adatti che dobbiamo avere per comunque passarlo, comunque farlo bene. Come li ha trovati questi ragazzi? Quest'anno una nuova prima, quindi... Ogni volta che c'è una prima si ricomincia da capo ed è una bella sfida. No, le classi qui sono molto, diciamo, sono preparati i ragazzi, una buona base di partenza per lavorare, si vede che qui elementari e medie fanno il loro lavoro, insomma.